Lo Spirito Santo ci rende capaci di pregare, ci rende capaci di comunione con Dio, perché ogni nostra più autentica preghiera è Dio stesso che prega in noi, è Dio stesso che prega con noi. E allora noi preghiamo in Dio e noi preghiamo con Dio. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci renda capaci di comprendere questo mistero di comunione, che sia sempre meno mistero e sempre più rivelazione, comunione, esperienza di amore con Lui. Dinanzi a Gesù Eucaristia facciamo questa esperienza di adorazione. Come sempre ci lasciamo consigliare questa preghiera di adorazione con gli scritti di Padre Pio. Dai suoi scritti possiamo comprendere la sua esperienza, la sua umanità e possiamo dire la sua divinità.
suoi scritti ci rivelano tutte quelle situazioni che Dio gli ha permesso di sperimentare in una profonda comunione con Lui. Uno degli aspetti principali della vita di San Pio è questa capacità di coniugare il dolore con l'amore. Tutti dovremmo imparare da questo modello di santità. Nella vita di ognuno di noi ci sono esperienze di dolore e nella vita di ognuno di noi ci sono autentiche esperienze di amore. San Pio ci insegna a coniugarle in maniera, oserei dire, divina. Nelle sue lettere, nei suoi scritti, non nasconde mai la verità delle sue realtà più intime. San Pio venne ordinato sacerdote a 23 anni. Dopo 5 anni esprime così il suo stato di vita. Ascoltate bene. Innanzi all'anima si vanno schierando uno per uno tutti i miei mali, di cui ella si rese rea davanti a Dio. E questo fa sì che tocchi con mano che non potrà mai avere altro. Compassionevolissimo stato che mi riempie di estrema confusione. Vorrei nascondermi agli occhi di Dio, agli sguardi di tutte le sue creature. Vorrei nascondermi a me stesso. Tanta è la pena che mi cagionano le mie miserie, la mia imperfezione, la mia povertà, che mi tengono lo spirito intero affogato nelle tenebre. Il mio patire è angosciosissimo, che solo potrebbe rassomigliare alle sofferenze di cui al quale si togliesse ogni aria da respirare. Rendiamoci conto in questo momento della sua condizione. Pensando alla sua anima, la trova tanto misera. Sì, da vergognarsi davanti a Dio e alle sue creature. Se San Pio ha pensato questo di sé, noi cosa dovremmo pensare di noi stessi? Adorando Gesù in Eucaristia, guardandolo fisso con gli occhi, chiediamo la grazia di essere guardati da Lui nell'intimo per essere da Lui guariti, per deciderci di orientare verso di Lui tutta la nostra vita, per decidere di dire no nel momento della tentazione. E chiediamo anche di darci quella consapevolezza, non totale perché forse non reggeremo il dolore,
quella consapevolezza di aver bisogno della sua misericordia, quella vergogna dinanzi ai suoi occhi sia solo il pentimento per i nostri peccati, accompagnati dal dolore per averli commessi, ma poi confidare nella sua misericordia. L'amore di Dio che si manifesta in questo momento con la presenza del Figlio suo dinanzi ai nostri occhi invada la nostra esistenza e ridoni all'anima la gioia di essere quella parte divina che vive in noi e ci fa incontrare Dio. Quel poco che siamo, quel nulla, vogliamo cantarlo con il numero 355. Thank you.
vincerà l'amore. Questa è la verità. Vincerà l'amore. San Pio aveva chiaro questo concetto dell'amore che vince. E questo gli faceva accettare qualsiasi avversità, qualsiasi dolore, qualsiasi realtà che lo raggiungeva. E sull'esempio di Gesù si faceva carico dei peccati degli altri. Quel dolore presente in San Pio non era di certo un dolore meritato, non era un dolore che Dio gli mandava, perché Dio non manda la sofferenza e il dolore, ma era lui che prendeva su di sé le conseguenze dei mali di questo mondo, le conseguenze di coloro che dicevano sì al male, sì al peccato. E a me sembra terribile per qualcuno che diceva anche sì al diavolo. E lui prendeva su di sé le conseguenze per poter testimoniare l'amore di Dio che soffrendo ama e nel dolore perdona. Scriveva San Pio: mio Dio, e perché scuoti i rimordi, riscuoti ancora e sconvolgi con siffatta violenza questa annuvolata anima, quest'anima di già annientata e di cui annientamento dicesi mosso, causato, voluto di tuo stesso comando e permissione. Ma fiat, io ripeto sempre, ed altro non brano che il compimento esatto di questo fiat, nel modo appunto che egli lo richiede, generoso e forte. Mi vengo aperto l'inferno sotto i piedi, o meglio, vi sono già disceso, sono nel punto di naufragare. Ho dovuto faticare ancora molto nello strapparmi dalle unghie di Satana, e ci peno ora in sentirne la sua rivendicazione. Esso mi inocula continuamente il suo veleno, ed in balia di sue forze non è possibile indovinarne l'uscita. Quando ogni via è chiusa e in uno spiraglio indica la sfuggita. Questo soffrire, in questa apparente totale contraddizione tra l'uomo santo e la sofferenza infernale nella sua anima, San Pio dice: fiat, sia fatta, si compia. Ecco, sì, dice e continua a dire sì a Dio, perché partecipando alle sofferenze di Cristo partecipa alla redenzione del mondo. Quando a noi arriva un'esperienza di dolore, un'esperienza di sofferenza, un male più o meno grande ricevuto, ci ribelliamo, inveiamo contro, cerchiamo vendetta. San Pio ci insegna a dire amore, perdono, quasi a voler scegliere quella sofferenza per poterla eliminare nell'amore di Dio, nell'amore dell'offerta di se stessi. Ecco come ragionavano i santi. Così ragionano i santi, così dovrebbero ragionare i figli di Dio.
male ricevuto, rispondere con l'amore. Eccomi, Signore, partecipo con te alle sofferenze di questo mondo per salvare il mondo. Perché in tutto il mondo San Pio è così tanto venerato? Perché è così cercato? Perché è così pregato? Perché ha sofferto con amore e ha donato il perdono in ogni situazione di violenza e avversità. Per questo i santi sono preziosi, per questo sono i nostri maestri. E davanti a Gesù Eucaristia, oggi rinnoviamo questo insegnamento da parte di San Pio per la nostra vita spirituale. E dinanzi a Gesù diciamo: come ce la posso fare? Non ci posso riuscire. È grave il male ricevuto. E Gesù Eucaristia ci dice: se sono qui è perché anch'io ne ho ricevuto tanto, fino alla morte. Ma ti testimonio che nella risurrezione sono ancora qui per te e per coloro che fanno del male, anzi, soprattutto per coloro che fanno del male. E io penso che Gesù Eucaristia, non potendo raggiungere quelli che fanno del male, perché è qui in chiesa, dice ad ognuno di noi: senti, visto che tu mi conosci bene, vai tu a parlare di me, vai tu a portare il mio perdono e poi portali a me. Questo ha fatto San Pio. Si è caricato dell'amore di Dio, lo ha portato all'umanità sofferente, malvagia, e questa umanità sofferente, violenta, malvagia, da lui è stata portata a Gesù. Ragioniamo in questi termini di santità. È il motivo per cui siamo qui, a pregare e ad adorare. Thank you.
questo grande dolore nell'anima di San Pio si è poi manifestato fisicamente, visibilmente. Prima una stigmatizzazione invisibile, ma con tutta la portata della sofferenza di tale condizione. E poi, qualche anno dopo, anche visibile. Ascoltiamo come San Pio stesso descrive questa esperienza, unica, possiamo dire, nel suo genere, ma descritta così viene da dire così divinamente. Questa che vi sto per leggere è il momento in cui queste stigmate diventano visibili. Ascoltiamole con rispetto e dinanzi a Gesù Eucaristia facciamo diventare queste parole preghiera, meditazione, partecipazione a questa realtà così straordinaria. Cosa avviene in me? Dio, dove potrò trovarlo? Il mio Dio dov'è? È un cerchio illimitato che mi riduce sempre al principio come al fine. Che cosa è mai questo? Lamentarsi con Dio di tanta durezza è colpa? E se è colpa, come si fa a soffocare questi lamenti? Quando una forza a cui non si può resistere mi spinge senza poterla frenare in nessun modo a lamentarmi col dolce Signore. Da più giorni avverto in me una cosa simile ad una lamina di ferro che dalla parte bassa del cuore si estende sino a sotto la spalla destra, in linea trasversale. Mi causa dolore acerbissimo e non mi lascia prendere un po' di riposo. Precedentemente, prima di avere visibili queste stigmate, ma sperimentando ugualmente il dolore di esse, scriveva. Gli chiederei ancora un'attenzione particolare, un silenzio assoluto, perché occorre rispetto dinanzi a un santo che ci narra di sé, di questa esperienza, che penso siano da leggere veramente solo davanti a Gesù per comprenderne il significato. Mi sento di continuo affluire il sangue al cervello e temo fortemente una catastrofe, cioè dar di volta al cervello. Mi liberi il Signore con un miracolo da una sì orribile sciagura per me.
Io non posso più vivere in questo stato e solo un miracolo può mantenermi in vita, come purtroppo è un miracolo che io viva ancora. O Dio, sovrano del mio cuore, o centro unico di ogni mia felicità, quanto dovrò io aspettare ancora prima di godere svelatamente le vostre ineffabili bellezze? Voi mi trapassate l'anima con le saette del vostro amore. Ecco come un'esperienza di dolore terribile diventa amore. Mi trapassate l'anima con le saette del vostro amore. Un amore che ti trafigge. Quanto amore in quel cuore trafitto di Gesù, ma quanto dolore, quanto amore in questo cuore straziato di San Pio, in quest'anima trafitta, ma quanto amore, quanto amore. Poche parole o nessuna parola di commento su queste realtà che ci superano e che ci raggiungono. Non possiamo far altro che rendere grazie a Dio di averle ascoltate, di averle pregate, per rimanerne edificati, santificati, migliorati, convertiti.
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo sangue.